La fusidaria oceanica, come avviene nelle piante terrestri, perde le sue foglie quando sono arrivate alla fine del loro ciclo vitale. I frammenti di foglie e talvolta anche rizomi vengono trasportati e consumati dal moto ondoso che li depositano sulle spiagge antistanti le praterie. Le foglie morte di Posidonia, mescolate insieme alla sabbia, possono formare delle strutture compatte ed elastiche chiamate banchette, che sicuramente vi sarà capitato di vedere senza sapere di cosa si trattasse. Così come vi sarà capitato di trovare sulla spiaggia delle strane palle pelose, chiamate palle o patate di mare. Queste non sono altro che agglomerati di fibre di Posidonia che il moto ondoso e lo sfregamento sulla battigia hanno modellato e consumato, formando queste bizzarre strutture, il cui nome scientifico è Ega agropile. Se l'esistenza e l'origine della banchetta è poco nota, ancor meno conosciuto è l'importante ruolo ecologico che la Posidonia spiaggiata svolge nella conservazione delle spiagge. Prima di tutto, la presenza di Posidonia rappresenta una protezione dall'erosione, fungendo da vera e propria barriera naturale contro le mareggiate. Inoltre, la presenza di Posidonia spiaggiata riduce l'erosione costiera anche perché contribuisce a trattenere enormi quantità di sedimento che rimane intrappolato tra gli strati di foglie. La banchetta rappresenta poi un habitat ideale e un'importante fonte di nutrimento per moltissimi organismi, principalmente artropodi come crostacei o isopodi, ma anche larve di insetti. La presenza di Posidonia spiaggiata contribuisce inoltre allo sviluppo della vegetazione dunale, che a sua volta gioca un ruolo fondamentale nei processi di formazione e protezione degli ambienti costieri. Nel passato la Posidonia spiaggiata veniva considerata semplicemente parte del paesaggio naturale e non era percepita come un fastidio. Recentemente, magari in connessione con una differente fruizione turistica delle spiagge, i gestori balneari e le amministrazioni hanno cominciato a considerarla un rifiuto e addirittura un rischio, tanto da richiederne la rimozione e il conferimento in discarica. La rimozione degli spiaggiamenti di Posidonia è una pratica costosa e con un notevole impatto ambientale, soprattutto se condotta con mezzi pesanti. Oltre a sottrarre sedimento alle spiagge, le priva della loro naturale protezione dalle mareggiate e sottrae biomassa e nutrienti preziosi per gli ecosistemi costieri. La rimozione e lo smaltimento della Posidonia, insieme ai veri e propri rifiuti, fa aumentare notevolmente i costi diretti e indiretti per la gestione degli arenili, soprattutto se si considera che le spiagge prive del sistema di protezione della banchetta vengono spazzate via più facilmente dalle mareggiate e rendono sempre più necessarie le costose attività di ripascimento delle sabbie. Per ricapitolare quindi i concetti importanti, gli spiaggiamenti di Posidonia, nonostante siano spesso percepiti come un fastidio dai bagnanti, in realtà sono un fenomeno naturale e costituiscono una risorsa preziosissima e insostituibile per gli ecosistemi costieri. Non rappresentano alcun rischio per la salute e la presenza di questi depositi dimostra invece un'elevata qualità dell'ambiente marino costiero perché connessa con la presenza dei posidonieti. Proprio per tutte queste ragioni, la Posidonia spiaggiata non è un rifiuto da rimuovere, bensì un elemento naturale delle nostre spiagge, come i sassi e le conchiglie. Può rappresentare anche una risorsa naturale, come scoprirete nel prossimo video.